Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio della serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. Come state vedendo, stiamo per difendere il titolo degli Stati Uniti contro Bobby Roode, che abbiamo scelto ovviamente personalmente nell'episodio precedente. Quindi andiamo direttamente, direi, a saltare questa presentazione, perché intanto non credo che succeda qualcosa. Ok, e andiamo direttamente al match. Vediamo come obiettivo cosa abbiamo. Abbiamo quello di portare la salute di Bobby Roode sul rosso, quindi dobbiamo letteralmente fargli diverso danno, ovviamente. Ma comunque non sarà un problema, ovviamente, anche perché abbiamo diversi attributi nuovi e diverse mosse nuove che andremo sempre a utilizzare, cioè sempre se se li fa fare. Credo che questo episodio contenga ci sarà solo questo match. Preferisco ogni tanto fare anche qualche video, non credo proprio. Preferisco anche fare a volte qualche video anche un po' più corto rispetto al normale, quindi anche se ci sarà solo questo match non è un problema, anche perché se già lui come obiettivo mi dice di portare la salute di Bobby Roode sul rosso, vuol dire che ci sarà sempre una scena che mi farà vedere e quindi cambierà qualcosa, quindi non durerà poco questo video questa volta. Io ho sempre il problema con i contrattacchi, che ancora purtroppo non sono riuscito ad aumentare, perché come vedete io ne ho in totale 3 e già ne ho uno solo, lui ne ha 4 e ancora ce li ha tutti. E quindi è una cosa che prima possibile devo andare a modificare. Esatto, già abbiamo finito le... Disappointed. No, it definitely hasn't, Michael, which is saying something considering fans' expectations heading into tonight. I can tell you that they saw this as a potential match of the year candidate. And so far, adesso abbiamo preso un contrattacco sperando che... Io vorrei cambiare anche la modalità payback, uno dei payback anziché io, perché al momento quello che vedete in basso a sinistra con il pugno giallo, quando io lo vado a utilizzare, aumenta le mie prese e i miei attacchi, la velocità delle prese e degli attacchi, scusatemi. Però io vorrei andarlo a cambiare con uno che è quello di ottenere un contrattacco, perché alla fine nel match, diciamo, lo utilizzo un 3 volte questo payback, che però se fosse un contrattacco già sarebbe una cosa molto migliore. Allora vediamo, abbiamo fatto una mossa speciale, siamo quasi a portargli la salute sul rosso. Credo che se mi fa fare questo attacco forse ci siamo. Non me l'ha fatto fare, me l'ha parato. Perfetto, io la mossa finale me la tengo, non si sa mai. Ecco fatto. Vediamo adesso cosa succede. Io ovviamente dovevano entrare anche loro, ovviamente non gli abbiamo dato il match, quindi se ne approfitteranno. E di nuovo sono entrati, l'arbitro non si è accorto di niente, adesso sì. E quindi il match finisce sempre per squalifica e si stanno fregando il titolo. Cioè, non ho capito cosa vuoi dire, non sei campione. Ok, va bene. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Un episodio abbastanza strano. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla serie di WWE 2K19.